Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con una importante operazione antidroga realizzata all'Aquila con l'emissione e l'esecuzione di 14 misure cautelari, di cui 9 in carcere, 3 ai domiciliari e 2 obblighi di dimora. Tra i coinvolti anche degli aquilani. Il gruppo aveva quale base logistica per il confezionamento e lo stoccaggio della droga un appartamento che a seguito del sisma del 2009 era stato dichiarato totalmente inagibile. Daniela Rosone. Un duro colpo al mercato della droga aquilano con l'operazione Drugs and the City 2. La Polizia di Stato ha infatti eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti aquilani e stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel giugno 2015 e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono state condotte dagli agenti della squadra mobile dell'Aquila a seguito della morte di un giovane nel 2015, apparentemente avvenuta per overdose. Sono stati individuati quindi due gruppi di persone, uno dedito allo smercio di eroina di altissima qualità e metadone, l'altro attivo sulla cessione di coca ed hashish. Il primo gruppo si occupava di smerciare al dettaglio sulla piazza aquilana eroina proveniente da Roma, rifornendo i numerosi tossicodipendenti e concordando di volta in volta il luogo d'incontro attraverso messaggi criptati. Il secondo gruppo invece era una vera e propria associazione a delinquere. Quattro soggetti, i quali nel periodo dal settembre 2015 al gennaio 2016, hanno immesso nella piazza aquilana importanti quantitativi di hashish e cocaina, avvalendosi della circostanza di altri complici per lo smercio al dettaglio delle predette sostanze. Tra i consumatori e gli acquirenti anche personaggi della cosiddetta Aquila Bene. Gli associati provvedevano ad effettuare le operazioni di taglio e confezionamento delle singole dosi in un appartamento utilizzato come base logistica a Paganica, una casa inagibile di proprietà di uno degli arrestati. Mesi di intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti, foto e filmati hanno consentito alla polizia di ricostruire nel dettaglio tutti i movimenti degli indagati, anche le operazioni di taglio e confezionamento della sostanza che sono state videoriprese da una telecamera installata nella casa dalla polizia. Nel corso dell'operazione, sequestrati mezzo chilo di cocaina del valore di 50.000 euro e 150 grammi di eroina. Nella notte abbiamo dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 14 persone italiane e straniere ritenute responsabili di un traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno consentito di individuare due gruppi attivi sulla piazza aquilana. Il primo dedito allo smercio di eroina e metadone e il secondo invece attivo sul traffico di cocaina ed hashish. In particolare per questo secondo gruppo è stato individuato un appartamento nel quale gli associati si riunivano per tagliare la sostanza stupefacente, che appartamento che era stato dichiarato completamente inagibile dal terremoto, dopo il terremoto del 2009. Gli arrestati, 14, 9 in carcere, 3 arresti domiciliari e 2 con obblighi di dimora, sono Pierpaolo Romano, Giovanni Catena, Marcello Duarte Ramos, Elvis Goman, Federico Ferrauti, Grigor Dervisciai, Youssef Bia, Amber Fuscia, Tiziano Panepucci, Massimo Taddei, Irina Minodora Popescu, Alessandro Biasini, Luca Zugaro e Curtisi Vasfi. Questa mattina una scossa di terremoto con epicentro ad Accumoli in provincia di Rieti è stata avvertita anche se lievemente a Teramo e comunque sono scattate le evacuazioni nelle scuole teramane. Gli studenti si sono riversati in strada un po' disordinatamente. Il servizio di Tania Bonici Castelli. A Teramo, San Valentino con scossa. Questa mattina alle 9.30, con epicentro ad Accumoli e magnitudo 3.8, la scossa, seppur lievemente, è stata avvertita in città. Ma è bastato perché nelle scuole superiori, medie ed elementari scattassero le evacuazioni. Alcuni studenti si sono subito riversati in strada con i loro professori, altri non avevano capito di dover uscire, altri ancora, come i più piccoli della scuola San Giorgio, disorientati, aspettavano il suono di tre campanelle, segnale di sgombero immediato, che non è arrivato. Che cosa è successo questa mattina al liceo classico di Teramo? Allora, stavamo facendo lezione e a un certo punto noi della nostra classe abbiamo visto che comunque c'erano diverse classi della scuola che erano uscite e si trovavano radunate in piazza, e quindi ci siamo un attimo allarmati perché ci è venuto subito in mente che potesse trattarsi del terremoto. E quindi vi hanno fatto uscire, vi hanno fatto evacuare? Dopo sì. Non immediatamente perché non è suonato l'allarme, non è suonata la sirena, quindi l'unica cosa che ci ha fatto pensare al terremoto è stato il fatto che abbiamo visto altre classi fuori. Com'è andata questa evacuazione? È stata disastrosa perché
la maggior parte dei professori non voleva farci uscire, avevano detto che dovevamo rimanere dentro la scuola fino a quando non fosse suonata la campanella, ma metà istituto già era evacuato e quindi dopo che comunque molta gente si è spaventata abbiamo preso e siamo usciti da soli. Sapete qualcosa se domani tornerete a scuola? Beh, io penso che se per un 3.8 non torniamo a scuola adesso non ci torneremo più, quindi presumo torneremo domani, anzi io lo spero sinceramente. Un po' di confusione dunque nelle scuole teramane, nella prima vera evacuazione di un dopo scossa e come in tutte le cose c'è anche il lato positivo. Oggi è San Valentino, il giorno degli innamorati e questa mattina senza lezione a Teramo per colpa del lieve terremoto ha però rafforzato nei ragazzi la voglia di scambiarsi affetto con fiori, sorrisi e un cappuccino caldo. Sì, almeno ce la godiamo questo giorno d'amore, dai. Tu che cosa hai regalato alla tua fidanzata? Io personalmente niente, perché reputo che questi regali, questa festa soprattutto non mi piace, perché se uno vuole dimostrare l'amore lo fa durante tutto l'anno e non solo durante la festa. E la casa dello studente all'Aquila era destinata a crollare, lo scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi dalla quarta sezione penale e relativa all'udienza svoltasi lo scorso 11 maggio. L'edificio era stato totalmente pericolosamente modificato rispetto al progetto iniziale e all'iniziale destinazione d'uso. Per questo la casa dello studente dell'Aquila era un edificio destinato a crollare sotto il sisma del 6 aprile 2009. I tre ingegneri che curarono la ristrutturazione nel 2000 e anche l'architetto responsabile del collaudo avrebbero dovuto invece controllare nuovi carichi di peso che gravavano sull'edificio. Edificio, lo ricordiamo, costruito nel 1965 dalla casa farmaceutica Angelini e avrebbero dovuto controllare anche la tenuta statica del palazzo prima di andare ad eseguire gli interventi che hanno poi di fatto aggravato gli effetti del crollo. Il 6 aprile all'interno della casa dello studente morirono 6 studenti e il portiere dello stabile. Questo si legge nelle motivazioni della Cassazione che sono state depositate. Il verdetto di fatto ha confermato le condanne a 4 anni di reclusione per gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rosicone e a 2 anni e 6 mesi per Pietro Sebastiani, il presidente della commissione collaudo dell'azienda per il diritto agli studi universitari. Se è vero che non è addebitabile agli imputati la realizzazione di una variazione d'uso dell'immobile Palazzo Angelini, si legge, poiché essi lo trovarono già adibito e da tempo studentato, è altrettanto innegabile, scrive ancora la Cassazione condividendo il verdetto di merito, subentrati per così dire in una situazione connotata da una variazione d'uso, di fatto ormai già realizzata da anni, hanno sicuramente trascurato che la casa dello studente è stata trasformata da edificio realizzato negli anni 60 destinato ad abitazioni private in una vera e propria struttura alberghiera munita di tutte le relazioni dotazioni che ne hanno palesemente stravolto l'originaria conformazione interna. Il palazzo, sottolineano anche i supremi giudici sulla scorta della sentenza d'appello del 28 aprile 2015, è stato in tutto e per tutto modificato, rimanendo tuttavia identico all'originale soltanto per ciò che attiene alle sue componenti statiche, rispetto alle quali né i progettisti né il collaudatore si sono minimamente posti il problema se tutto quello che era stato realizzato, con le radicali e totali modificazioni conseguite, fosse ancora compatibile con quanto era stato progettato e valutato quasi 40 anni prima e per tutt'altra destinazione. Irrilevante, scrive ancora la Cassazione, è la regolarità o meno dei lavori eseguiti prima degli interventi curati dagli ingegneri Pace, Centofanti e Rosiconi e va riguardo affermato con la necessaria chiarezza, scrivono ancora, che in base a quanto prescritto dalle norme del Ministero dei Lavori Pubblici del 1996 deve essere calcolato sull'assetto originario dell'edificio rispetto al quale il progettista e il direttore dei lavori che si accingono a progettare e a realizzare hanno, secondo logica elementare e prudenza, l'obbligo preliminare di verificare se si siano meno verificati in medio tempo interventi, indifferentemente regolari o no, autorizzati o no, che abbiano comunque già alterato in maniera significativa gli originari equilibri. Confermato per i tre ingegneri anche il no alle attenuanti generiche per la gravità dei fatti, essendo l'immobile destinato ad ospitare dei giovani. Per quanto riguarda invece la responsabilità di Sebastiani, ad avviso della Cassazione, risulta tranciante il rilievo, pure correntemente svolto dai giudici di merito, secondo cui la licenza edilizia rilasciata dal Comune dell'Aquila in data 28 dicembre 99 richiedeva il collaudo statico dell'immobile, che nessuno risulta invece avere svolto. Domani e dopodomani torneranno i RIS a Rigopiano per effettuare altre misurazioni della scena dell'hotel travolto dalla valanga dello scorso 18 gennaio. Le misurazioni, che verranno effettuate con strumenti laser, sono state predisposte dalla Procura di Pescara sulla base delle richieste dei periti, tra i quali i geologi. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Torniamo
Torniamo ora a Teramo, la frana imponente che ha portato giù parte della collina di mezzanotte ha isolato famiglie ed aziende agricole. L'amministrazione comunale ha deciso di ricorrere all'esercito che costruirà un ponte militare per ripristinare in tempi rapidi la viabilità. Il grave dissesto idrogeologico della collina di Mezzanotte a pochi chilometri dal centro abitato di Teramo ha richiesto l'intervento del genio militare che sta studiando soluzioni per ricreare un collegamento viario visto anche il crollo del muro di contenimento dell'80. In questo momento resta isolata un'importante azienda produttrice di latte fresco con 300 mucche che rischiano di non sopravvivere vista l'impossibilità di portare loro cibo. Un ponte militare sembrerebbe la soluzione più accreditata. La collina di Mezzanotte frana e va verso il lotto zero, allora bisognerà intervenire a monte. Sì, è una frana importante, centinaia di metri cubi di terra che stanno scendendo giù, tutta la collina, una strada comunale che non esiste più, ma soprattutto anche il lotto zero che sta subendo dei danni. Sicuramente bisogna intervenire. Ieri abbiamo avuto su richiesta nostra il genio militare per cercare di fare una viabilità diversa con un nuovo ponte per raggiungere le imprese e le aziende che operano sul territorio. I residenti di Contrada Mezzanotte ricordano all'amministrazione comunale che sono ormai 20 anni che chiedono interventi strutturali sulla collina che frana, oltre alla costruzione di un ponte che potesse collegare la zona con il quartiere Cona. Ma sui ponti si apre una querella infinita, c'è Carapollo, dove l'ex sindaco Sperandio aveva previsto e finanziato un ponte che non è stato mai realizzato e al suo posto è stato preferito un guado sul fiume Tordino, a detta di molti pericolosissimo. E non parliamo poi degli altri grandi ponti teramani che si sbriciolano sotto gli occhi di tutti. E a proposito di ponti, Teramo avrebbe bisogno di altri ponti, penso al guado di Carapollo. Avremo bisogno di altri ponti e vedere anche le condizioni di ponti attuali. Purtroppo siamo in piena emergenza che non ci permette di pianificare molto, corriamo ogni giorno all'emergenza che si manifesta, purtroppo questo speriamo che ci sia un attimo di serenità, un attimo di programmazione. Una città Teramo da riprogettare. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, questa mattina con gli assessori comunali di Felice e Colantonio ha effettuato un sopralluogo con il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Mario Mazzocca, per fare il punto della situazione dei numerosi smottamenti e delle frane verificatesi in città a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo. Una emergenza che richiede interventi finanziari certi e immediati da parte degli enti sovracomunali. In una graduatoria delle emergenze, Chieti, dove ho riscontrato una situazione abbastanza grave, sicuramente la prima città a necessitare di interventi immediati, ha commentato il sottosegretario Mazzocca. Sono d'accordo con il sindaco quando dice che occorrono subito i finanziamenti. Purtroppo tali eventi saranno sempre meno eccezionali e i comuni e le regioni non ce la potranno mai fare da soli. Per tale motivo lo Stato deve imprimere un'accelerata sul tema della tutela del territorio. Per quanto riguarda le risorse economiche, ha proseguito Mazzocca, credo che su tale fronte sia indispensabile aprire un tavolo di discussione con il governo. In questi anni ne ho viste parecchie di frane, ma è inquietante a Chieti la concentrazione in così pochi giorni di tante situazioni di dissesto. Cambiamo decisamente pagina. In occasione della festività di San Valentino, il Ministero sceglie di far scendere in piazza il cosiddetto camper rosa contro la violenza sulle donne. È stata intitolata "Questo non è amore", l'iniziativa che punta a dare sostegno a tutte le donne che vogliono trovare una via d'uscita dalla violenza domestica. Francesca Romana Testi. L'iniziativa è pensata proprio per il giorno di San Valentino. Il 14 febbraio si pensa alla violenza sulle donne, si pensa a un amore che poi alla fine non è amore. Allora la sensibilizzazione come si muove in questa giornata? Dopo un periodo di sospensione in concomitanza con le festività di Natale, il Ministero ha pensato su scala nazionale, perché è un progetto, quello del Camper Rosa, che non riguarda solo Pescara, appunto di riprenderla e di fare questa manifestazione in una giornata così importante, proprio per ricordare il messaggio che poi è lo slogan di questa iniziativa, che esistono forme di amore che amore non sono e che evidentemente nascondono dietro qualcosa di molto grave e che alcune volte le donne, in particolar modo, ma non solo le donne, finiscono col pagare con la vita.
vita. Quindi diciamo che oggi è una giornata simbolica e noi siamo qui per ricordare, per sensibilizzare sempre nei confronti di un fenomeno purtroppo in crescita come quello che è la violenza di genere. Quando si parla di fenomeno in crescita si parla anche di qualcosa che in realtà prima non veniva detto e che magari esisteva lo stesso. Esattamente, il fenomeno va letto da questa duplice angolazione, in crescita probabilmente anche perché, e questo riscontro positivo noi l'abbiamo su Pescara al di là dell'iniziativa pubblica, di tante persone che stanno prendendo consapevolezza e quindi superano la diffidenza, superano la paura che il denunciare questi reati ci mette di fronte, perché comunque è un rimettere in discussione la propria vita e le proprie scelte di vita, e si avvicinano, vengono da noi e quindi denunciano, e questo sicuramente è un fatto che va letto in chiave in ottica positiva. Quali sono le paure più comuni delle donne che non vogliono denunciare e poi alla fine in qualche modo ci riescono? Ma le paure sono quelle che chiaramente possiamo ben intuire, nel senso del fallimento, il problema che molte volte riguardano i figli, la riprovevolezza sociale, l'incapacità di uscire da quella che è una vera e propria pastoia psicologica e quindi anche di affrancarsi, no? Da rapporti che durano da tempo, durano da anni e che quindi ti mettono di fronte a delle scelte anche molto forti. Alcune volte, anzi spesso, situazioni di disagio economico, no? E quindi noi cerchiamo di far comprendere che la normativa, oltre a dare un sostegno e chiaramente una risposta giudiziaria che è propria delle forze di polizia, prevede tutta una serie di supporti con i centri antiviolenza, con la presenza di psicologi, con il gratuito patrocinio, che tante volte sono risorse sconosciute. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Torre dei Passeri, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e l'Istituto Tecnico Economico del Paese, ha voluto celebrare la giornata della memoria e il giorno del ricordo con i quasi 200 studenti del Paese, premiati i vincitori del concorso I Giovani Ricordano la Shoah, il servizio di Vestina News. Il Comune di Torre dei Passeri rinnova il concorso fotografico per quanto riguarda la memoria della Shoah. Com'è andata, Sindaco? Allora, il concorso fotografico è stata una novità di questa edizione, perché ormai da 8 anni il Comune di Torre dei Passeri fa nella giornata della memoria, il 27 gennaio, la premiazione del concorso che fa con le scuole del territorio. Quest'anno per i problemi atmosferici che ci sono stati abbiamo dovuto rinviare la premiazione e abbiamo voluto farla in maniera significativa il 10 febbraio, il giorno del ricordo. La partecipazione è stata ottima, 65 foto con le didascalie, i ragazzi come sempre hanno messo in difficoltà la commissione che io con onore ho presieduto, e la cosa interessante è che noi non tutti gli anni, ma quando possiamo, facciamo dei viaggi per la memoria, quindi portiamo i ragazzi sui luoghi della memoria, non sono delle gite ludiche, ma sono proprio delle immersioni nella storia, e i ragazzi, anche se sono ragazzi di scuola media e di scuola superiore, riescono a cogliere forse anche più di noi adulti queste ferite della storia. Si è svolto ieri sera a Giulianova il Consiglio Comunale straordinario, tutti a difesa dell'ospedale di Giulianova, unico punto di riferimento lungo un tratto di costa che va da San Benedetto del Tronto a Pescara. Da Giulianova una proposta per migliorare l'offerta sanitaria pubblica nella provincia di Teramo. Una proposta che si basa su dati oggettivi, una proposta che avanza la realizzazione di 2 ospedali di primo livello in provincia di Teramo, uno nella città capoluogo con la possibilità di divenire di secondo livello con sinergie con quello di L'Aquila e uno nella parte più popolosa della provincia di Teramo, cioè sulla costa. Avanziamo questa proposta forte che ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato con la quasi unanimità di tutti i gruppi politici presenti e con la presenza qualificata del vicepresidente del Consiglio regionale Giovanni Lolli, che l'ha definita una proposta che verrà valutata nelle sedi opportune perché presenta delle peculiarità oggettive. Noi dobbiamo andare oltre un modello di offerta sanitaria in provincia di Teramo che in questi ultimi 15 anni ha fallito. Troppi doppioni,
una mobilità passiva che genera sempre più milioni di euro sulle tasche dei cittadini teramani, si parla di oltre 60 milioni di euro di passività che noi regaliamo alle altre regioni e che invece potremmo utilizzare per migliorare la nostra offerta, con una sanità che ha bisogno di offerte di eccellenza, con una sanità della provincia di Teramo che deve impedire che i privati arrivino in provincia di Teramo. Crescono i giovani imprenditori che hanno trovato spazio nel mercato digitale grazie alla collaborazione di FIRA, la finanziaria regionale, e il circuito Abrex. Nuove imprese trovano fondi e spazi di coworking per entrare nel mondo del lavoro. Da un lato un circuito in cui sono le stesse imprese a farsi credito riducendo la propria esposizione bancaria e sostenendosi reciprocamente in un momento di crisi, e dall'altra una finanziaria regionale che seleziona progetti meritevoli di fondi per avviare start-up. Da questo scenario si apre la giornata di incontri tra Abrex e FIRA e i tanti imprenditori dell'era digitale tutti riuniti a Pescara. Abrex, su scelta di FIRA, sta mettendo a disposizione di queste start-up 800.000 euro di finanziamenti, senza interessi e senza costi. Le start-up, grazie al nostro circuito, stanno trovando dei nuovi clienti e dei nuovi fornitori che possono pagare senza interessi e senza rivolgersi agli istituti di credito o comunque al debito bancario. Le abbiamo dato anche la possibilità, non solo di offrire una sede a quelle start-up, che molte arrivano da fuori regione e si sono localizzate in Abruzzo andando a contaminare il nostro territorio in maniera innovativa e sicuramente in maniera intelligente, ma ha fatto in modo anche di creare una vera e propria officina di scambio dove praticamente le start-up possono, lavorando gomito a gomito, condividere non solo gli spazi ma anche per esempio le risorse umane, l'intelligenza, le idee. Anche davanti a una semplice macchinetta del caffè a volte possono nascere delle cose e delle interazioni molto interessanti. Storie di successi ed innovazioni che si fondano su competenze e talenti di giovani desiderosi di crearsi un proprio spazio nel mercato digitale. L'Abruzzo si trasforma in piattaforma virtuale e si rivisita in chiave millennials. Si può comprare un prodotto a basso costo in cambio di qualche risposta utile alle aziende che analizzano il mercato, comprare pacchetti per sciare con un solo click o trovare consulenti capaci di tradurre documenti e pratiche burocratiche negli uffici di altri stati, una fucina di idee e di digital working. L'utente accede al nostro sito, sceglie il prodotto che intende acquistare e per acquistare il prodotto ha la possibilità di ridurre il prezzo. Cambiamo il canale di vendita di un qualcosa che esiste da sempre, che è il ticket, lo ski pass, quindi il ticket per poter andare a sciare. Fondamentalmente noi proponiamo la vendita online, oltre che ai nostri strumenti di analisi. C'è parecchio lavoro, non tanto di ufficio vero e proprio, di stare seduto e realizzare effettivamente la traduzione, quanto di andare anche in giro per gli uffici, quindi di realizzare quel servizio prima della traduzione e post traduzione. E ora apriamo la pagina dello sport con una notizia clamorosa di questo pomeriggio, perché è stato esonerato Massimo Oddo, che non è più l'allenatore del Pescara, il tutto dopo il comunicato di ieri sera intorno alle 20:30 con il quale appunto il Pescara invece confermava l'allenatore sulla panchina del Delfino. Invece nel pomeriggio si è consumato questo clamoroso dietro front. Ora tanti sono i nomi che circolano, tra questi prende quota il nome di Andrea Mandorlini, l'ex allenatore dell'Hellas Verona, ma vediamo il servizio. Il dietro front è servito a metà di un martedì pomeriggio che segnava la ripresa degli allenamenti della squadra. Massimo Oddo non è più l'allenatore del Pescara, sollevato dall'incarico al pari del vice Marcello Donatelli. Un epilogo che era nell'aria nelle ore seguenti la disfatta di Torino, ma le modalità sono clamorose per il semplice motivo che appena la sera prima la società stessa aveva annunciato tramite comunicato che dopo una giornata fatta di incontri e valutazioni, Massimo Oddo e il suo staff avrebbero continuato a guidare il Pescara, confermando dunque
dunque il tecnico dell'ultima promozione. Invece, mentre la squadra svolgeva la prima seduta settimanale, si consumava l'incontro tra Sebastiani e Oddo, quello che ha sancito il divorzio tra le parti. Niente dimissioni, ma esonero. Squadra momentaneamente affidata al collaboratore tecnico Luciano Zauri, in attesa del nome del nuovo allenatore. Scelta interna, Ruscitti, vecchi marpioni come De Cagno, Deglio Rossi o giovani che cercano una nuova opportunità, Panucci, Liverani. Di nomi ne circolano tanti, anche quello di un ritorno, l'abruzzese Ivo Iaconi. Il comunicato dell'esonero parla di sacrificio con il quale responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinché non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte. Sottinteso, aggiungiamo noi, negli ultimi tempi, solo nel girone di ritorno, 5 partite, 5 sconfitte e 20 gol al passivo, anche se si potrebbe estendere quasi all'intero campionato. Massimo Oddo paga una stagione senza vittorie sul campo, con appena 6 punti reali, frutto di altrettanti pareggi, con la difesa peggiore del torneo, soprattutto l'aver portato avanti un progetto tecnico fallimentare e aver condiviso, non senza qualche mugugno, un mercato estivo dove alcune scelte dell'allenatore stesso hanno avuto un impatto considerevole. Il mancato arrivo di risultati, anche nella fase migliore della squadra, cioè nei primi 2 mesi, ha minato la stabilità e l'autostima di un gruppo che è diventato fragilissimo nel corso dei mesi, dando dei timidi segnali di vita nelle gare proibitive, ma steccando in maniera plateale e clamorosa le gare all'apparenza più alla portata o comunque più giocabili. Se Massimo Oddo è rimasto così tanto sulla panchina nonostante tutto, lo si deve allo straordinario credito accumulato da quel 16 maggio 2015, quando da allenatore della primavera biancazzurra fu chiamato a sostituire Marco Baroni alla vigilia dell'ultima giornata di campionato di Serie B con il Livorno, portando la squadra a un passo dalla Serie A, con un cambio di mentalità infuso alla squadra ed una serie di scelte anche in termini di comunicazione che hanno riacceso la piazza. Nel successivo campionato Oddo ha costruito una squadra propositiva, sfacciata, sbarazzina e nobilitata dalle prodezze di mister 30 gol Gianluca Lapadula, infiammando l'ambiente, specie nella prima parte di stagione, fino a centrare come Zeman 7 vittorie consecutive. La società non ha esitato a lasciare al suo posto nel corso della mini crisi che ha impedito al Delfino di lottare per il vertice, 9 gare senza vittorie e playoff quasi in pericolo prima che il finale di stagione restituisse una squadra meno spavalda ma più matura, capace di centrare il 4° posto in campionato e quindi la promozione in Serie A tramite i playoff. La continuazione del progetto tecnico sembrava per tanti la carta vincente per la salvezza o per giocarsela fino alla fine, ma la Serie A non ha fatto sconti neanche ad un allenatore così rampante in ascesa. La A non perdona. Troppo divario economico tra le neopromosse e le altre. Per giocarsela serve un altro tipo di approccio, un'esperienza della quale Oddo saprà fare tesoro. E lo stesso Massimo Oddo ha affidato un po' il suo commiato ai social, in particolare su Instagram. Possiamo leggere: il calcio, scrive Massimo Oddo, spesso regala grandi gioie, momenti indimenticabili e intense emozioni, un mix di sentimenti che ci porta ad amare questo sport, a viverlo con grande passione. In questi anni a Pescara ho avuto la fortuna di vivere tutto questo, di gioire con la mia città, la mia gente, ma anche di soffrire con loro. Un percorso bellissimo, iniziato con una promozione sfiorata, proseguito poi con una stagione straordinaria che ci ha portato meritatamente in Serie A, a confrontarci con grandi realtà e grandi squadre, un percorso che termina oggi dopo mesi difficili durante i quali avrei voluto fortemente aiutare questa squadra a raggiungere l'obiettivo prefissato. Non ci sono riuscito e per questo chiedo scusa alla città e ai pescaresi che nonostante tutto non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Voglio ringraziare di cuore il mio staff e tutti i giocatori con i quali ho condiviso questa avventura e tutte le persone che lavorano con grande professionalità e dedizione ogni giorno all'interno della Pescara Calcio. Infine voglio ringraziare il presidente Sebastiani per avermi dato la possibilità di iniziare una nuova carriera, quella di allenatore, ma soprattutto per avermi regalato la gioia immensa di guidare la mia squadra del cuore. Con affetto, Massimo Oddo e sempre Forza Pescara. Questo dunque è il commiato di Massimo Oddo sulla panchina del Delfino. Un altro commiato si è invece consumato ieri sera, parliamo dunque di Lega Pro e di Teramo. Dopo la rovinosa sconfitta di Fano, il presidente del Teramo Campitelli ha dato il ben servito al tecnico Zauli, a tutto lo staff tecnico e al DS Alec Bolle. Il nuovo allenatore è Ugo Lotti, che è stato presentato quest'oggi alla sala stampa del Bonolis. Vediamo. Mister, in conferenza stampa un passaggio fondamentale del suo arrivo a Teramo ci ha colpito: la rabbia per essere stato fuori
dal mondo del calcio per qualche mese. È questo l'ingrediente che porta Guido Ugolotti a Teramo? Beh, è anche questo, nel senso che io non mi sono mai spaventato delle situazioni, perché quando un allenatore sta fuori è normale che spera sempre di essere chiamato in situazioni più semplici, ma quando le situazioni sono semplici non si cambiano allenatori, si va avanti con gli allenatori che si subentra in situazioni difficili, in situazioni che sulla carta possono essere molto complicate, tante volte si riesce a dare una svolta, tante volte non si ci riesce. La rabbia che uno porta è del fatto di rimanere fuori, perché uno ha piacere a fare questo mestiere, di conseguenza quando non vengono i risultati e quando uno squilla il telefono, noi viviamo di questo, viviamo di conseguenza, uno cova dentro, va a vedere partite, cerca di documentarsi, però poi alla fine ti manca il campo e poi devi andare sul campo e cercare di dare quello che tu pensi, quello che vuoi trasmettere a questa squadra. E questa situazione quanto complicata è? Ma sulla carta è abbastanza complicata, la classifica la parla chiaro, questa è una squadra che in questo momento ha una partita in meno, però è penultima, la zona salvezza è lì a pochi passi, ci sono tante partite da giocare, partite difficili, a partire dalla prossima in casa col Sul Tirol, di conseguenza c'è da sulla carta può essere un'impresa, però il calcio è bello per quello, perché riserva mille sorprese, io mi auguro che questa sia un'avventura a lieto fine. Ci vorrà un Ugolotti più fine psicologo che fine stratega, almeno all'inizio? No, c'è da lavorare perché questa squadra deve giocare su dei ritmi diversi, se ha le capacità di poterlo fare, deve mettere in campo un po' più di rabbia, deve essere più aggressiva e di conseguenza c'è da lavorare. Poi se sono, magari fossero solo problemi mentali, cioè nel senso che uno va, parla con i giocatori e si risolve la problematica. No, tante volte c'è da fare dei risultati, i risultati sono la medicina migliore. La rosa l'ha vista, la conosce parzialmente, come la giudica? Adatta per un obiettivo come quello della salvezza? Io penso di sì, altrimenti non avrei accettato. Sempre tornando alla partita di ieri sera tra Fano e Teramo, la polizia di Fano ha arrestato un 21enne della tifoseria teramana che nel corso dell'incontro ha acceso un fumogeno nel settore ospiti lanciandolo nel settore occupato dai tifosi del Fano. Gli immediati accertamenti fatti anche attraverso l'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza hanno consentito di identificare il giovane e arrestarlo in flagranza. Processato con rito direttissimo in tribunale a Pesaro, il 21enne è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione con pena sospesa, oltre che al divieto di accesso alle partite della squadra del Teramo per la durata di un anno. Chiudiamo con un ultimo servizio, sono state diramate le terne dalle quali scaturiranno i nominativi dei vincitori della 15ª edizione del premio Prisco. La cerimonia si terrà al Teatro Marrucino di Chieti il prossimo lunedì 22 maggio. Vediamo. Italo Cucci, da oggi qui alla Cantina Zaccagnini parte il premio Prisco 2017. Eh sì, questo annuale ritrovarsi, fra l'altro è un piacere solamente far parte di questa compagnia. E poi ti devo dire che diventa ancora più divertente perché finalmente le nostre decisioni nascono quasi spontaneamente. Abbiamo avuto dei periodi di ricerca e di dibattito, mentre adesso sta andando tutto molto bene dal punto di vista tecnico, abbiamo allenatori, abbiamo giocatori, probabilmente non è vero, anzi sicuramente non è vero che siamo l'ultima ruota del carro in Europa, perché possiamo esibire, come vi potrò dire dalle scelte che abbiamo fatto oggi, che se uno ha come giocatore, io mi auguro, uno come Dybala, come allenatore uno come Gasperini, come presidente abbiamo questo fenomeno di ex calciatore dell'Atalanta che all'improvviso si compra la società, la fa tornare grande e grande scuola di giovani calciatori come è Percassi, poi la ciliegina è Riccardo Cucchi che purtroppo così, io lo facevo molto più giovane, non da pensione, lui ha pensato di ritirarsi, però quest'anno ci siamo divertiti in giuria moltissimo. Finisce qui la seconda edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera in diretta dalle ore 21 dai nostri studi, la trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella, ovviamente in primo piano la crisi del Teramo e l'avvento del nuovo tecnico Guido Ugolotti. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.